Benvenuti sul canale, qui è Cotto25. Allora ragazzi, oggi se l'inquadratura della camera vi sembra un attimino diversa è perché oggi proveremo per la prima volta la mia nuova GoPro che ho preso apposta perché tra poco andrò in vacanza, esattamente domenica. E difatti non so quando vedrete questo video, se sabato o domenica. Sta di fatto che per una settimana non usciranno più video. Cercherò magari domenica prossima, quando torno, di pubblicare qualcosa. Però intanto vi basti sapere che andrò in vacanza. Non vi dico ancora dove, perché ho in mente di fare un altro vlog. Però esattamente come avevo fatto il vlog a Lucca Comics 2019, adesso volevo provare questa novità proprio per inaugurare, diciamo, la nuova GoPro. Quella dell'altra volta era di un mio amico che me l'ha prestata, ma adesso abbiamo una vera e propria GoPro che ci tornerà utile per i nostri vari vlog. Allora, se c'è una cosa che mi avete chiesto parecchie volte nel corso degli anni è di mostrare nel dettaglio camera mia. Non è che l'idea mi interessasse più di tanto, perché insomma, tra i video che facevo da questa angolazione in là e anche i video che sto facendo standard ultimamente, si è vista bene o male tutta quanta camera mia, che è più che altro un corridoio piuttosto che una camera. Però adesso che abbiamo anche questa GoPro, direi, perché non provare quindi a fare un piccolo tour della camera per mostrare appunto più nel dettaglio le collezioni che possiedo, anche i vari oggetti, come realizzo i video. E difatti quindi adesso vedremo di realizzare questo piccolo vlog. Quindi a voi. Allora, cominciamo con una panoramica generale. Non badate a Better Call Saul in sottofondo, perché a volte mi piace mettere serie televisive in sottofondo anche mute per aggiungere un pochino di presenza in camera, non so come altro definirlo. Quindi diamo un'occhiata generale alla mia camera, poi vedremo più nel dettaglio tutto quanto. Allora, qui abbiamo la scrivania con computer, televisore, Better Call Saul, eccetera. Poi abbiamo la libreria, che più che una libreria è anche questa una videoteca, ma la vedremo presto nel dettaglio, con a fianco anche diciamo la scansia dei videogiochi. E poi qui abbiamo il letto con sopra tutti quanta la collezione di Blu-ray, e anche questa la vedremo tra poco nel dettaglio. Poi c'è il letto, alcuni di questi cuscini che mi chiedete sempre dove li ho trovati. Li avevo trovati su Amazon, erano un'offerta speciale. E qui abbiamo Chucky, Pennywise e alcune delle icone horror in un crossover gigantesco, veramente ben fatto. Poi girando di qua abbiamo anche alcuni poster delle varie anteprime a cui ho presenziato. E poi abbiamo un poster di Steven Amell, Arrow, che è lì da tipo 1000 anni. E principalmente questa era la camera generale. Poi qui ci sono alcuni armadi. E qui c'è in assoluto il deposito abbandonato. E penso che cominceremo da qui a fare una piccola panoramica. Allora, prima di cominciare, qui abbiamo la mia telecamera, che è la mia Canon con la quale giro tutti quanti i miei video. Questo è il mio angolo dedicato ai Ghostbusters, che se mi seguite da tempo saprete che è forse uno dei miei franchise preferiti. E qui abbiamo la Firehouse, ovvero la caserma dei pompieri Lego, che è forse anche il più bel Lego che io abbia mai costruito, perché è veramente fenomenale. L'hanno fatto in una maniera praticamente accurata, straordinaria. Poi qui abbiamo la Ecto 1 dei Ghostbusters originale, con anche i pupotti, ovvero i Lego. Qui abbiamo un Funko Pop di Slimer. E qui invece abbiamo anche parecchi gadget e prodotti legati ai Ghostbusters, ovvero film, videogiochi, steelbook, fumetti e anche appunti, cose di questo genere. Poi qui sopra abbiamo appunto il gioco da tavolo dei Ghostbusters, The Board Game. Qui abbiamo alcuni dei vecchi fumetti di Tex Willer, che purtroppo non uso più. Qui invece abbiamo il Mandaloriano e anche il bambino, versione Funko Pop, che sono anche da collezione. Lui invece è Billy, che è stato il mio primo cagnolino, una foto che tengo sempre con me. Questo bestione, lo riconoscete, è il Gorilla Walker di The Last Jedi, gli ultimi Jedi. L'avevo comprato anche recentemente, un po' dopo Natale, dopo il periodo natalizio, e vado molto soddisfatto di questa costruzione, che un po' come la Firehouse dei Ghostbusters mi è costata parecchie fatiche costruirla. Qui abbiamo i fumetti principalmente di Morgan Lost e anche di Brandon, e anche un altro paio di libri, come per esempio Digitalization, che mi è stato regalato per Natale. Questo è I veri fantasmi di Victor Laszlo, che se lo ricordate dal vlog che avevo fatto del Lucca Comics ho ricevuto anche la dedica personale di Victor Laszlo. E vado anche fiero di quest'altro fumetto
di Morgan Lost, che è quello delle origini Dark Novels, perché anche questo mi ha, ho ricevuto una dedica da Chiaverotti in persona, che è l'autore appunto del fumetto. Ci sono parecchi altri fumetti tipo Alien, Predator, come potete vedere, e anche tantissimi altri libri, anche di quando ero piccolo, che non vedo più da un bel po' di tempo, tipo Brutte Scienze, Io sono Diabolic. Qui sopra c'è più che altro il deposito vero e proprio, le varie figure della NECA, tipo lì c'è un Kratos del 2018, poi c'è Predator, il neomorfo di Alien Covenant, forse l'unica cosa che mi è piaciuta di quel film, Ash Williams, come potete vederlo, questo è un pugnale che non mi ricordo neanche dove l'ho comprato, e dietro, come potete vedere, ci sono tantissimi fumetti di Dylan Dog e anche alcuni libri di Nicolas Flamel, L'Immortale, una serie per ragazzi. E poi sopra ci sono la raccolta di Sir Arthur Conan Doyle di Sherlock Holmes, con dietro alcuni fumetti di Spider-Man, e chi più ne ha più ne metta. Beh, la scrivania con computer e televisore, bene o male, la conoscete tutti dai miei video. Quindi adesso dedichiamoci alle varie librerie che sono dietro di me. Cominciando da quella che gradirete sicuramente di più, qui abbiamo alcuni vecchissimi titoli della PS1 e PS2 che appartenevano a mio padre, con annessi anche videogiochi della PS3, come per esempio la serie di Batman Arkham. E poi, sì, traballo tutto quanto qui. Questo angolo è interamente dedicato alla saga di God of War, il mio franchise videoludico preferito, più che altro dei videogiochi. Alcuni titoli PS4, tra cui anche PS3, Mortal Kombat Complete Edition, Injustice Gods Among Us, Mortal Kombat 10, Injustice 2, The Last of Us Remastered, The Last of Us 2, Battlefront, Battlefront 2, sempre di EA, Jedi Fallen Order e Marvel's Spider-Man. Andando qua sotto abbiamo una copia anche qui di Minecraft, che bene o male è sempre una gioia giocarci. Poi Mad Max, Bloodborne, No Man's Sky, Tom Clancy's The Division, Uncharted The Nathan Drake Collection con i primi tre videogiochi, South Park Scontri Diretti, For Honor Deluxe Edition, World War Z, Watch Dogs 2, Resident Evil 7, Biohazard e Detroit Become Human. Poi più in sotto abbiamo una copia di Batman Arkham Knight, veramente un gran bel gioco secondo me, e tutta quanta, bene o male, la saga di Assassin's Creed. Il primo è incluso invece in Assassin's Creed Revelations, quindi non vi preoccupate, anche il primo gioco c'è. Qui abbiamo l'intero franchise della bambola assassina, bene o male, insomma, qui c'è tutta quanta una bella storiellina. Li ho iniziati a collezionare tutti quanti, però, per esempio, Curse of Chucky e il Blu-ray Uncut Version in lingua tedesca. Comprerò lingua italiana. Questo non era mai arrivato in Italia per un bel po' di tempo. E poi, vabbè, anche le ultime uscite, tipo Il figlio di Chucky o Il culto di Chucky, non sono mai arrivati in Blu-ray. Complimenti per la distribuzione. Qui ci sono altri videogiochi PS3, tipo Lego Marvel Super Heroes, Naruto Shippuden, non so come si pronuncia, la saga di Skylanders, mamma mia che ricordi, Aliens vs Predator, Injustice e anche alcuni giochi per la PSP che si prolungano assieme a quelli della PS2 lungo tutto quanto il fondo appunto della libreria. Ora invece passiamo all'altra scanzia che è a fianco. Allora, qui in cima abbiamo moltissimo materiale canon del materiale Disney di Star Wars, per esempio l'Atlante, l'enciclopedia e le varie guide. Qui ci sono alcuni fumetti di Poe Dameron e di Phasma ambientati nell'era sequel, perché appunto non so più dove metterli in questa scanzia. Andando più in sotto abbiamo alcuni libri di Piccoli Brividi di R.L. Stine e anche alcuni libro game tipo Misteri d'Oriente, una vecchia saga che ancora oggi mi piace a volte rigiocare. Qui abbiamo la miniatura di Kratos della Kotaku assieme anche a quella di Atreus. Questi qua li avevo presi esattamente quando uscì il capitolo del 2018, con un Funko Pop di Ash Williams che presi a Lucca Comics and Games 2018. Poi qui dietro, dovrò lavorare un attimino di mano, abbiamo in questo caso qui dietro la saga completa della Torre Nera dei romanzi di King. Poi abbiamo anche 22-11 del 63, sempre di Stephen King, It, come potete vedere qua dietro, e anche Revival, tutto sempre di Stephen King. Questa è la mela dell'Eden del film apposito proprio di Assassin's Creed, assieme a un bicchierino da teschio che ho comprato al Gardaland. Qui abbiamo alcune serie dell'Arrowverse che vanno da Arrow a Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e via discorrendo, assieme anche alla prima stagione di Walking Dead, unica che ho comprato e che ho visto, e Sherlock, le prime tre stagioni, la quarta devo recuperarmela. Qui c'è la mia collezione di steelbook che va anche oltre
questi primi. Difatti, se li togliamo, dietro c'è tutta quanta un'altra fila e non sarò neanche a dirvi tutti quanti i titoli, potete vederli benissimo qui. Questi sono almeno la prima facciata. E qui ovviamente ci metto gli ultimi titoli che ho recensito ultimamente, tipo Sonic, Bloodshot, 1917, Parasite, Gemini Man. Qui sotto c'è la parte di cui vado più fiero, perché questi sono tutti quanti i cofanetti della Midnight Factory, più che altro i Midnight Classics. Qui abbiamo, per esempio, che potete vedere, Donnie Darko, La Mosca, Film Collection, Halloween, The Omen, L'Ultima Casa a Sinistra, Sotto Shock, Reanimator, The Sentinel e anche Street Trash, che mi è arrivato proprio ieri, Horror in Bowery Street. Quest'ultimo non l'ho gradito particolarmente, però è sempre bello. Difatti notate la bellissima fattura di queste copertine, ne vado veramente fiero, e aggiungono quel tocco quando faccio i video, recensioni, proprio al tutto. Qui sotto, spostandoci, abbiamo i fumetti canon di Star Wars, con anche alcuni Funko Pop dei miei personaggi preferiti del nuovo canone. Qui abbiamo The Visual Dictionary di Gli Ultimi Jedi. Poi qui abbiamo dietro tutta quanta la collezione Panini, di cui sono usciti anche gli omnibus del nuovo canone Disney, uscito in Italia, tutto quanto in italiano qui. Qui abbiamo il Funko Pop di Rey, Daisy Ridley. Qui invece Cal Kestis, Snoke, Andy Serkis, IG-11 da The Mandalorian, che sarebbe il nostro mitico Taika Waititi, e poi ovviamente Kylo Ren versione leader supremo di Adam Driver, ovviamente Kylo Ren. E qui sotto abbiamo i libri, le novel, le novelization dei vari nuovi prodotti di Star Wars. Dietro tutta quanta questa catasta di libri, che non, nel caso voi stesse chiedendo, no, non li ho letti tutti quanti, c'è anche una bella collezione dei mostri classici della Universal. Purtroppo adesso non tirerò fuori tutto quanto. Dietro c'è anche una raccolta del Decameron di Boccaccio. E qui sotto potete vedere che c'è la parte anche più letteraria. Dietro ci sono alcuni dei fumetti di Hellboy, assieme anche a Hellboy presente, tipo Abe Sapien, Lobster Johnson. Alcuni libri di Chris Columbus, tipo La Casa dei Segreti, una agendina che non uso più da tempo, Shining di Stephen King, oppure Doctor Sleep, Lupo Solitario di Joe Denver, che sono alcuni libri game, e dietro ci sono anche alcune parti di Jules Verne, per esempio 20.000 leghe sotto i mari o Viaggio al centro della Terra, assieme a Richiamo di Cthulhu e Army of Darkness, che sono dei manuali per gioco di ruolo. E adesso direi che possiamo chiudere in bellezza con la mia collezione di Blu-ray. Diamo un'occhiata più nel dettaglio a che cosa abbiamo qui. Allora, qui abbiamo tutti quanti i vari Blu-ray che vanno dai film più che altro per ragazzini fino ai film più adulti e ai cofanetti là in fondo. Cominciamo da qui. Soprattutto su questa scansia, come potete vedere, io tengo alcuni materiali da collezione, per esempio questi che sono molto affezionato, tipo la moneta che mi hanno dato alla premiere di Avengers Endgame, e anche le cartoline di ringraziamento dei registi per aver presenziato a questa anteprima speciale. Il cinema era pieno quel giorno, mamma mia, ancora oggi ci penso. E qui abbiamo classici Disney più anche alcuni live action che ho ricomprato, tipo Il Re Leone, Aladdin, Il Libro della Giungla, La Bella e la Bestia, Alice attraverso lo specchio, Alice in Wonderland e anche Il Re Leone, La Bella e la Bestia, i cartoni animati originali. Ovviamente questa non è tutta quanta la mia collezione, perché c'è anche roba in soggiorno di là, però questo magari sarà per un altro giorno. Poi abbiamo Jojo Rabbit di Taika Waititi, Il Pinocchio di Garrone, Cena con Delitto di Ryan Johnson, Midsommar, Scary Stories to Tell in the Dark, Man in Black International, Shark il primo squalo, Skyscraper e Inception. Continuando di qua abbiamo Il Grande e Potente Oz di Sam Raimi, Hercules e il Guerriero, Tartarughe Ninja, Robocop, San Andreas, Devil di prodotto da Shyamalan, L'Ultimo Dominatore dell'Aria, Fantastic, Hugo Cabret, Resident Evil Apocalypse e The Clone Wars. Non c'è veramente un ordine specifico nel quale metto i vari Blu-ray, nel caso lo stesse chiedendo, li metto come vengono. Pan, The Last Witch Hunter, Miss Peregrine, La Casa dei Ragazzi Speciali, Pacific Rim, La Rivolta, Pacific Rim e i Griffin, le parodie di Star Wars. E qui invece ho messo i vari cofanetti Midnight. Potrei andare avanti all'infinito. Qui sono tantissimi anche steelbook, sia di Star Wars che di della Marvel. La collezione del Marvel Cinematic Universe, ne vado veramente fiero. Alcune steelbook DC Comics, la saga di Fast and Furious, insomma, parecchie robe. E infine qui, sotto il mio letto, ultima cosa che andremo a vedere oggi, qui c'è il cassetto con dentro la mia collezione di Lego.
qui abbiamo per esempio più tutto quanto a tema praticamente gli ultimi Jedi o trilogia sequel. Ebbene ragazzi, questo bene o male era tutto qui da Kratos 25 per mostrarvi in generale la mia camera. Magari un giorno la vedremo più nel dettaglio, però bene o male mi sembra di avervi mostrato tutto quanto. E allora, come vi ho appena detto, io andrò in vacanza per una settimana, magari vi porterò un vlog sempre della vacanza, non vi dico ancora dove perché è una sorpresa, e quindi i video riprenderanno tra una settimana o anche un attimino più in là. Ebbene ragazzi, questo è like, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, le sue condizioni, gameplay e molto di più. A presto!